Giovani donne e generazioni di madri attive nel sociale e nella politica hanno partecipato alla presentazione dell'ultimo lavoro di Letizia Paolozzi, che grazie a Fondazione Sud ha portato a Napoli l'opera Prenditi cura. Quanta cura ci deve essere per questo paese? Ah, tantissima, visto quello che sta succedendo in questo momento. Mi pare che il gioco al massacro della politica, quella che vediamo, è terribile. Non c'è nessuna cura delle relazioni, non c'è cura del nostro paese, direi, dal punto di vista dell'ambiente, dei luoghi che abitiamo, delle città. E quindi la cura, almeno il mio tentativo, è stato quello di rovesciare, di ribaltare la cura e di dire beh, basta, di considerarla soltanto come una dedizione, una specie di schiavitù oblativa in cui siamo soltanto noi con le nostre mani amorose a curare, anche perché oggi secondo me gli uomini lo fanno molto anche loro. Io vedo padri, giovani padri, rapporti di figli rispetto ai loro genitori, insomma si sta creando una situazione diversa che è tutta dentro le relazioni, anche se non è vista dalla politica ufficiale. La parola cura fa venire in mente I Care, no? Che Veltroni nel 2008 lanciò, mi sta a cuore. Prima ancora di Veltroni, questa parola cura, non all'americana ma all'italiana, la diceva Don Lorenzo Milani, e diceva: la cura è il contrario del me ne frego fascista, significa occuparsi degli altri. Questo libro è molto bello perché mette l'idea di cura, cioè dell'attenzione agli altri, al centro di una idea di pratica politica che sia veramente sintonizzata con i bisogni e con i linguaggi della gente. Quello splendido testo di Manlio Sgalambro, appunto La cura, fatto insieme a Franco Battiato, quando è uscita mi ha fatto riflettere su quanto bisogno di cura ci fosse in giro, però nessuno ne parlava apertamente. Mi fa piacere essere qui per questo libro, perché si ha l'onestà di riparlare di una cosa che dell'anima che tutti vorrebbero evitare. E invece in un momento post-edonistico, diciamo così, il bisogno di confrontarsi, di mettere le mani appunto nell'agire più che nel fare, sentire anche i battiti non solo del cuore ma dell'anima, penso che sia fondamentale. Dopo gli anni del femminismo, dopo gli anni della emancipazione da questa cura obbligata, dovuta per destino quasi delle donne, le donne si rendono conto che la cura è un grande valore sociale, che senza questa attività, non soltanto lavoro, è un'attività perché è carica di relazionalità, è carica di affetto, è carica di amore, è un lavoro ma è anche di più di un lavoro, c'è uno scarto in più rispetto alle altre attività, e senza questo la nostra società andrebbe a rotoli.